Allora, ciao a tutti. Adesso, prima di iniziare, faccio un attimo al solito tutte le varie condivisioni sulle pagine e poi si parte. Allora, invito chi, chi sta ascoltando, se ha voglia, ad aiutarci a condividere la pagina. Potete condividere questa, questa diretta in modo tale che riusciamo ad arrivare a più genitori possibili, più persone possibili che ne possano beneficiare. Io un attimo sto in silenzio, se no non riesco a concentrarmi adeguatamente. Dunque, dunque, dunque. E voilà! Prima condivisione fatta. Allora. Ci siamo quasi, ragazzi. Ecco qua l'altra. E, e, e. Ok, bene. Allora, intanto iniziamo con chi c'è poi piano piano le persone si aggiungeranno. Allora, eh, grazie intanto per chi si sta connettendo, grazie a tutte le persone che hanno iniziato a seguire la pagina, è incredibile che in soli pochissimi giorni così tanti di voi hanno messo in piace, davvero siamo, vi volevamo ringraziare tantissimo, ringrazio io da parte dell'associazione e penso che i ringraziamenti eh, siano i medesimi da parte del, del comune. Quello che sta avvenendo è per me un piccolo un piccolo dono per tutta la comunità, un piccolo anche un piccolo miracolo e quando avevo iniziato a fare degli incontri del genere con il comune di Appignano verso ottobre avevo iniziato avevo esordito raccontando un po' la storia di, di Reggio Children di tutto l'approccio la, educativo all'avanguardia innovativo sperimentale meraviglioso che noi abbiamo in Italia e avevo iniziato parlando di quello perché è la storia di un comune che ha deciso di investire sull'infanzia producendo un benessere accaduto su tutta la comunità su tutta la cittadinanza e eh, creando uno dei sistemi educativi più all'avanguardia come dicevo e il fatto che anche dalle nostre parti dei comuni stanno iniziando ad investire sull'educazione, sulla costruzione di una cultura dell'infanzia assolutamente rispettosa, rinnovata rispetto a quelle che possono essere le pedagogie tradizionali del bastone e della carota che, che ci portiamo dietro da, da generazioni insomma è per me è qualcosa di Rivoluzionario. E quindi inizio questo primo incontro, il primo di una lunga serie di incontri che ci, ci accompagnerà da qui fino a giugno, luglio, comunque fino all'estate. Inizio con i ringraziamenti per chi ha, verso chi ha permesso tutto ciò. E io sono Emilio Mignanelli. E sono la presidente dell'associazione Lindiput di Osimo e noi abbiamo il progetto Serendipità e Corallo il Corallo è un centro pedagogico a stampo dinamico e sistemico dove sosteniamo le famiglie il nostro obiettivo è quello di fare soprattutto prevenzione pedagogica quindi prima di andare a fare terapie a bambini che problemi non hanno ma vanno a segnalare delle dinamiche familiari noi lavoriamo sulle dinamiche familiari e poi abbiamo Serendipità, che è questa scuola comunità dinamica. Quindi... È una realtà educativa anche essa con approccio sperimentale. E quindi il progetto offerto da, è proposto da noi ed è offerto invece dal comune di Osimo. E io ringrazio tantissimo l'assessore la, Alex Andreoli e il sindaco Simone Pugnaloni che hanno permesso tutto ciò. E grazie al web questo progetto che poteva e doveva essere all'interno delle mura osimane sta invece... Eh, arrivando a molte più case in molte più regioni e quindi come dicevo prima aiutateci a condividere perché il, io credo profondamente che il rinnovamento sociale parte sempre dal rinnovamento della nostra percezione dell'infanzia, da una nuova cultura che mette il bambino al centro, ma seriamente lo mette al centro non nelle frasette che noi postiamo su Facebook ma con delle azioni concrete molto peculiari, molto Specifiche, molto anche faticose, perché mettere i bambini al centro è bellissimo da dire e è anche difficile da realizzare. E Quindi aiutateci perché ne vale del futuro di tutti, il futuro si costruisce giorno dopo giorno, ed è quello che noi facciamo con i, con i nostri bambini. E per me l'educazione non è qualcosa che riguarda solo chi ha bambini, ecco, dall'Emilia Romagna, ciao Raffaella, l'educazione non è solo... Qualcosa che riguarda chi ha i bambini, ma riguarda tutti, perché ogni bambino che cresce è un bambino che andrà a influenzare, mh, a, potrà avere un'influenza, potrà esercitare un suo potere sulla comunità circostante. Per me, educare è un atto civico, è un atto politico, non è mai un atto familiare che si esaurisce all'interno delle mura domestiche. È per questo così, è che è così, secondo me, importante riuscire a percepire che è un affare che ci riguarda tutti. Ed è qualcosa che no, non ricade mai in quello che è un personalismo del io educo mio figlio in questo modo perché credo in queste cose, ma noi dovremmo riuscire a iniziare a ragionare nell'ottica del tutto ciò che io faccio con mio figlio ricadrà sulla comunità, tutto ciò che io metto in campo come genitore è una, una responsabilità che io mi assumo verso la società attorno a me, verso tutta la collettività. Tanto vedo che scrivono ciao Raffaella, grazie. Ciao, ciao, Paola, presente da Genova. Chissà se c'è qualcosa in mano a questo punto. Eh, io vi dico un paio di, di cose e poi entriamo nel vivo di questo primo argomento. Allora, eh... Questi incontri li, tengo, li terrò prevalentemente io in questo monologo che farò davanti a uno schermo insieme a tutti voi. Per renderlo il più possibile un dialogo, per renderlo il più possibile vivo, io vi invito a commentare sotto, a scrivere, a riportare le vostre esperienze. A intervenire eh, magari possiamo ipotizzare per uh, le prossime volte se ci sono degli argomenti che vi interessano la possibilità di far entrare delle persone con delle domande insomma adesso un attimo ci ragioniamo se pensate che ci possa essere interesse siamo aperti a ovviamente alla vostra partecipazione perché questo eh, è importante che venga percepito come un corso dove voi siete protagonisti io posso solo Portarvi delle informazioni, raccontarvi delle teorie, delle esperienze, quello che vedo quotidianamente nel mio lavoro, ma vorrei veramente che fosse cucito su, sulla pelle di chi ascolta. Quindi fatevi avanti in qualsiasi momento, fermatemi e dialoghiamo su quello che avviene io i commenti credo che li leggo solo se scrivete sulla pagina di se solo lo avessi saputo prima Osimo non sono sicurissima, magari Streamyard raccoglie anche quelli su altre pagine però nel dubbio voi scrivete su quella e nel momento in cui fate, scrivete un commento poi io ad esempio come faccio adesso con Paola lo rimbalzo in modo tale che tutti lo possiamo leggere e poi, e poi lo approfondiamo detto questo entriamo in questo primo incontro oggi parliamo delle emozioni in gravidanza. Per iniziare, oggi ho pensato di uh, mettere una musica e leggervi un piccolo testo in modo tale che creiamo un po' una, un clima un po' più da salotto che da, da schermi dove si crea una certa freddezza. Allora, con gli potentissimi strumenti tecnologici che mi sono concessi, io adesso metterò una canzone. E vi leggerò questo che è un articolo del mio blog. Allora, potrei anche condividere lo schermo in modo tale che lo vedete anche voi. Buonasera Beatrice, Beatrice più vicina. Eh, stavo dicendo Beatrice, chissà se c'è qualcosa in mano, perché al momento scrivo dall'Emilia Romagna, dalla Liguria, <ride> se sei un pochino più vicina. Allora, 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 vediamo se riesco a condividerlo. Eccolo 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 e voilà bene metto la musica e ci siamo questo articolo si chiama lettera a un bambino che ancora non c'è cara creatura Pensata, immaginata, sognata, attesa, questa volta non sarà una conta. Un matematico calcola la caccia di te. Perché la vita insegna che se qualcuno viene cacciato, la cosa più immediata che potrebbe avvenire è che si dia alla macchia, che fugga lontano. E eh, io tutto desidero, fuorché vederti fuggire da me, dall'eventualità di poterti abbracciare, proteggere e infine salutarti commossa. Caro bambino che ancora non ci sei, ma che non c'è istante che io smetta di attenderti, vorrei che questa non fosse una pretesa. Dall'alto della mia età, da questa pesantezza fisica che è tutta adulta, da questa solida corporatura che vorrebbe tanto diventare isola che protegge da qui, da questo luogo interiore che è una sala d'attesa con tazze, tè, cioccolatini di cortesia, io lo prometto, giuro di fronte alle cicale, ragne, bicchieri nell'averno, al gatto che sonnecchia che ti faccio spazio. Dentro questa vita frenetica mi sposto un po', lo faccio prima che tu arrivi così che tu possa percepire che non sto mentendo, che davvero so procedere porzioni della mia vita per te. Da qui apro le porte delle mie dighe, lascio che ogni mia paura, mostro, demone, fiera esca perché il mio mondo interiore non possa spaventarti una volta che sarai tu ad abitarlo. Ti assicuro, piccola creatura celeste, che pregherò la vita in tutte le sue forme, in un'atea spiritualità che è tutta la mia. All'ape chiederò la grazia della costanza, alla lucertola la tenacia della ricrescita, al pesce il coraggio di sfidare gli abissi, e alla lumaca la capacità di trasportare case scivolando con eleganza sopra la vita. Bambino, che ancora non ci sei, quando arriverai, la prima cosa che farò non sarà misurarmi la temperatura basale o spalmarmi su un divano per non creare trambusto nel tuo lavorio silenzioso. No, io ti mostrerò quanto la vita con me può essere gioiosa e divertente. Faremo picnic, il bagno all'alba, mangeremo lo zucchero filato a Luna Park e sdraiati su una coperta di fortuna, conteremo le stelle nell'aia di una casa di campagna abbandonata. Piccolo cuore, in qualsiasi forma il tuo cuore batterà, per qualsiasi durata, io per sempre sarò tua madre e mai cesserò di dimenticarlo. Non ti abbandonerò, ne lascerò sprofondare nell'oblio, anche se il nostro incontro durerà un mese o è il tempo di un sogno di occhi aperti. Il mio cuore batte, e se faccio silenzio, puoi sentirla anche tu. La porta aperta, la strada illuminata e la mia fiducia verso la vita illimitata. Sono qui. E adesso interrompo lo schermo. Eccoci. Questa poesia. L'avevo scritta uh, per una persona la, che stava cercando un bambino, per una persona che stava sognando, pensando quanto sarebbe stato bello, che stava che era lì pronta per uh, dire: voglio essere, voglio essere la tua mamma, voglio esserci. E pensando a questa persona, avevo pensato all'importanza di riuscire a fare spazio, di riuscire a mandare a questo bambino che. Tanto attendiamo, che tanto sogniamo, che tanto immaginiamo il messaggio che la nostra non è una pretesa, che la nostra è veramente una enorme preghiera verso la vita, un'enorme intonazione verso il cosmo, a, a cui diciamo, io sono capace, sono disposto a mettere un pochino da parte me stessa, e questo sarà un po' il tema del fare spazio. Sarà un po' una tematica che questa sera ci accompagnerà per, per tutto l'incontro. Io mi sono un po' creata una piccola lista, eh, piccola lista, una piccola scaletta dei temi da affrontare e prima di entrare proprio dentro questo facciamo spazio, questo, dentro il discorso del eh, riesco a mandarti un... Reale messaggio: che sono qui a disposizione per accoglierti, per eh, ridurre il volume della mia esistenza, per accettare che ce ne sia anche un altro. Vorrei partire da un pochino più indietro perché. Prima ancora di parlare di gravidanza, noi secondo me dovremmo parlare di tutto quello che è una consapevolezza e il concepimento, di tutto quello che è un lavoro da fare a monte. E andando ancora più indietro, una riflessione che dobbiamo assolutamente mettere, che per me come pedagogista è dovuta, incontrando quotidianamente tantissime storie, tantissime esperienze, vissuti e persone, è che dovremmo riuscire a introdurre all'interno eh, del nostro bagaglio culturale, conoscitivo, eh, di teorie di riferimento, di riflessione di riferimento, quello rispetto al come ci scegliamo e l'amore è qualcosa che apre sempre tantissime riflessioni, dubbi, viene trattato dalla filosofia, viene trattato dalla fisica, dalla chimica, da chiunque, dalla psicologia, è, è da, dalla religione ed è affascinante perché ognuno ha la sua teoria, la sua percezione e mi ricordo una volta ero andata a un incontro di fisica quantistica decenni fa e mi ricordo l'unica cosa, l'unica informazione chiara con la quale sono uscita era che tutti, eh, tutto il cosmo, tutto l'universo esiste perché ruota intorno all'amore. Non so bene come siano arrivati a questa conclusione all'incontro in fisica, però questo era stato ciò che mi ero portato a casa. Quello che io mi sento di portare come contributo da pedagogista è che una cosa che spessissimo vedo e eh, che sento, esattamente come la frase, se solo l'avessi saputo prima, che è il titolo di questo progetto, che è... Ovviamente è stata messa perché è la frase che io sento più spesso quando do delle informazioni ai genitori, dicono oh, Madonna mia se l'avessi saputo prima avrei evitato tutta una serie di errori. E la frase che sento più spesso invece nelle coppie, nelle relazioni è da quando è nato il bambino, da quando sono rimasta incinta è completamente cambiato. Si è detto verso il padre, ma si è detto verso la madre, quando è rimasta incinta è diventata un'altra persona. E io voglio portare il contributo di quella che è la parte psicologica, la parte delle dinamiche familiari, rispetto all'amore, rispetto al come ci scegliamo. Noi io credo, togliamo il noi, io credo fortemente in quella che è la visione di Eric Pern dell'analisi transazionale, chi mi conosce sa che, ripeto sempre, copioni di vite, copioni di vite, copioni di vita, a questo veramente diventare petulante, ossessiva, eh, eh, ossessionante, eh, se si dice. Perché dopo tanti anni di lavoro e di esperienza, tanti anni, insomma, limitati alla mia giovane età. Dopo questi anni di lavoro ed esperienza, a me sembra che quello che lui ha colto sia particolarmente eh, denso di significato e di verità. Ossia, Eric Bern dice: sulla base di quelle che sono le esperienze alle quali noi veniamo esposti nei nostri primi anni di vita, noi andiamo a costruire un copione di vita, è un canovaccio esistenziale, è come se. Noi ogni giorno vediamo lo stesso film, lo stesso film, lo stesso film, ma forse guardare sempre lo stesso film, ci identifichiamo con quella storia. Immaginate che voi ogni giorno vi svegliate in un teatro e ogni giorno vedete Romeo e Giulietta, Romeo e Giulietta, Romeo e Giulietta. Immaginate che voi invece vi svegliate dentro un cinema e ogni giorno vi vedete, che ne so, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Cioè, alla fine uno si va a identificare con quello che vede, si riconosce in uno dei personaggi, prende una posizione. La stessa cosa avviene a livello identitario. Quando noi nasciamo, vieni esposti a una... Da una sceneggiatura a quello che è uno spettacolo che viene mandato in onda dai nostri genitori, e sulla base di quello spettacolo noi andiamo a costruire porzioni della nostra identità. Ovvio che durante la vita possono essere rivalutate, riconsiderate, però è come se ne creassimo una sorta di eh, matrice sotterranea delle nostre azioni, una sorta di canovaccio esistenziale che sta lì sotto, silente, e che guida le nostre azioni le nostre scelte faccio tutto questo discorso perché una cosa che io noto è che apparentemente noi ci innamoriamo della persona che ci sembra la più bella la più simpatica la più meravigliosa la più uh, divertente che poi in realtà se siamo onesti con noi stessi lo sappiamo che non è esattamente così però come facciamo a spiegarci l'amore se non pensando che veramente c'è una forza superiore che ci spinge verso una, verso una persona, come faccio io a vedere qualcuno e dire è lui, è lei? Ho oh, chiaro che devo andare in quella direzione. Ecco, Rick Bern dice è il nostro copione di vita. Il nostro copione di vita in una sorta di... Eh, possiamo chiamarlo una sorta di app eh, del, degli appuntamenti, una sorta di Tinder dell'inconscio. Il nostro... In, il nostro copione, la nostra storia, il nostro vissuto matcha con quella dell'altro e noi diciamo bingo sei tu, sei esattamente tu che mi permetterà di rimettere in scena il mio copione di vita. Perché lo spettacolo a cui ho assistito vuole riandare in onda, mi sono identificato con quello e inconsciamente io ogni giorno faccio le audizioni per rimetterle in campo. Eric Berne dice che questo c'è sotto... Ogni aspetto della nostra vita. Noi abbiamo copioni di vita per quanto riguarda la costruzione identitaria, le relazioni sociali, le amicizie, il lavoro, il sesso, di tutto, ok? E per quanto riguarda la coppia, noi abbiamo acquisito le informazioni genitoriali e ci andiamo a cercare quindi un uomo o una donna che ci permettano di rimettere in campo quella storia. Tutto questo, ripeto, per dirvi che. Mettete in conto che quando incontrerete una persona e deciderete di farci i figli, questa persona potrebbe cambiare. Non è un mostro, non è un, un incubo quello che sta avvenendo, è semplicemente una dinamica psicologica che avviene per tutti, perché quando noi passiamo dallo status di figlio adulto a quello di genitore, noi rientriamo in che è, quello che è il copione genitoriale acquisito. Da tutto questo ovviamente se ne può uscire, ce ne possiamo emancipare facendo il lavoro su di noi. E una cosa importante sarebbe andare a ricostruire, andare a costruire eh, delle nuove modalità di costruzione di coppia, perché ad esempio io a volte ironizzando dico, dovremmo dire ai nostri figli adolescenti che quando incontrano una ragazza, quando iniziano a innamorarsi, non dovrebbero fare domande tipo eh, Che musica ti piace, dove vuoi andare a ballare quando si potrà andare a ballare, ma fare domande tipo ma te ti punivano? Ma a te ti picchiavano? Ma dimmi un po', ma tuo padre era sempre presente? Cioè dovremmo stimolare un po' la riflessione della collettività, di tutti noi, quando andiamo a costruire delle relazioni d'amore sul perché ci stiamo innamorando di quella persona, cosa quella persona ci rievoca. Dovremmo imparare a fare delle domande prima rispetto ai figli. Fare il figlio non è solo come lo chiameresti, ma è proprio come lo educheresti. Ma te che ne pensi dei premi delle punizioni? Ma te che ne pensi del, del, del dire bravo? Ma te cosa ne pensi del mandare il bambino in una scuola dove lo fanno stare seduto dieci ore? Perché parlarne prima non è presto, non è precoce, è proprio necessario. È proprio una forma di prevenzione di quelle che possono essere delle disfunzioni e delle problematiche. Perché se è vero che fare un figlio è qualcosa di meraviglioso. Può diventare al contempo qualcosa di terrificante se non c'è quiete, se non c'è armonia, se non c'è dialogo, se non c'è consapevolezza. Quindi, io invito in questo momento la collettività a creare dei comitati di consapevolezza al concepimento e consapevolezza alla costruzione relazionale al fine di proteggere questi bambini che chiamiamo alla vita e che arrivano da quelle che sono le nostre eventuali criticità. E, ma al di là del percorso di consapevolezza sul concepimento, noi possiamo comunque fare questa cosa in qualsiasi momento della nostra vita ed è la meraviglia dell'essere vivi che costantemente possiamo rinnovarci, costantemente possiamo cambiare e qualsiasi errore fatto. Non può essere ovviamente cancellato, ma possiamo andare a lavorarci sopra, possiamo andare a sostenere i nostri figli. Quindi, qualsiasi cosa io dirò da questo momento in avanti, durante tutto il percorso, se voi siete nella posizione del... Lo, lo sto sapendo prima, anche se la formula grammaticale è terribile, e, bene, ma se siete nella posizione del... Se lo avessi saputo prima, non vi preoccupate. Io cercherò di darvi sempre delle strategie per andare anche a risanare quelle che possono essere delle piccole problematiche, delle piccole difficoltà che sono state create e messe in atto quando uno delle cose non le sapeva. Perché è vero che delle cose non le sapevamo e degli errori li abbiamo fatti per inconsapevolezza. Possiamo assumerci la responsabilità del dire: prima non lo sapevo e non l'ho fatto, adesso lo so e posso porre il rimedio. Ma partiamo quindi dal perché facciamo un figlio, che secondo me è la prima domanda quando si parla di gravidanza. È la prima domanda che io faccio a tutte le persone quando vengono in consulenza eh, o quando incontro dei genitori per la scuola: perché avete messo al mondo un figlio? E la risposta che spesso ricevo è: eh, Mamma mia, ma che domanda è? Adesso ci devo pensare un attimo. E invece è una domanda alla quale noi dovremmo già avere una risposta. Perché l'ho fatto a sto bambino? Perché l'ho chiamata alla vita? Qual è il reale motivo profondo che mi ha spinto a dire vieni qui, ti invito a cena? Qual è la motivazione profonda, antica, che mi ha dato questa spinta, che mi ha fatto entrare in una dinamica quasi... Eh, io, io sto sapendo prima, <ride> esatto, <ride> che mi ha fatto entrare... In questa dinamica di ricerca a volte diventa una caccia quella al bambino. Perché? Perché glielo voglio. E su questo noi dobbiamo imparare a essere molto, molto onesti. Da quello che io osservo nei bambini, secondo me per crescere bene un bambino, e per crescere bene intendo in armonia, con integrità psicofisica, con una narrazione che corrisponde al suo vissuto, noi dobbiamo garantire al bambino tre cose. Verità amore incondizionato e senso d'appartenenza. Partiamo dalla verità. La verità significa la capacità dell'adulto di mettere il bambino al corrente della reale narrazione, della corretta narrazione. Per poterlo fare l'adulto deve riuscire a farlo prima con se stesso. Rispetto al perché mettiamo al mondo un bambino, noi dobbiamo imparare a non giudicarci e dire a noi stessi delle verità scomode, cose che non vorremmo sapere, non vorremmo dirci, perché noi siamo cresciuti in una dimensione educativa fortemente giudicante e la, la dimensione mh, educativa fortemente giudicante ci ha spinto a diventare peggiori giudici di noi stessi, cioè noi mentiamo a noi stessi per difendere l'immagine di noi stessi da noi stessi, cioè c'è cioè, un noi stessi contortissimo <ride> dietro tutto questo discorso e mentendo diventiamo, iniziamo a fare un gioco di nascondino noi, che ferisce a noi e poi tutti quelli che ci sono intorno. E rispetto al perché facciamo un bambino? Io adesso vi faccio un po' una carrellata di quelle che sono le vere verità scomode che non ci vogliamo mm. dire, perché da un calcolo statistico molto approssimativo <ride> e molto veramente superficiale, eh, mi viene da dire che secondo me un 20% di bambini vengono concepiti perché c'è una coppia di adulti consapevoli, maturi, responsabili che dice, ma più dico le cose, più verso, che forse un 15%, anche un 10%, insomma questa coppia di adulti maturi, responsabili, saggi, che dice sì, noi facciamo un bambino perché c'è spazio nella nostra vita. Perché vogliamo contribuire alla, alla crescita di un individuo? Perché sappiamo perfettamente che la genitorialità ha un contratto a tempo determinato, e quindi noi possiamo dare il nostro contributo, le nostre risorse per far crescere un individuo che poi andrà nel mondo, agirà, e noi potremo. Dare il nostro contributo, dare il nostro sostegno al, alla costruzione di un mondo di pace, alla costruzione di un mondo armonico. Ecco, così veramente sono pochi. E più parlo più penso che forse ero partita al 20%, possiamo arrivare all'8%. Mentre negli altri le motivazioni possono essere voglio un figlio perché voglio andare a dare quello che mi è mancato. Quindi lo faccio per una logica di compensazione. Voglio un figlio perché tutti fanno i figli e voglio anch'io un bambino. Avete mai notato nelle compagnie di amici che a un certo punto, se una rimane incinta, tipo effetto domino, te le ritrovi tutte incinte? Perché questa cosa? Non è solo perché. Mm, ho visto, mi è venuto in mente. A volte questa cosa avviene perché inconsciamente noi vediamo la felicità dell'altro e pensiamo che la felicità dell'altro corrisponda a quello che lui ha messo in atto, ossia, io ti tu sei incinta, ti vedo felice, ergo per essere felice devo essere incinta. Quindi io voglio la tua felicità, sono interessato a quella felicità e metto in campo la stessa azione per ottenere quella felicità. Ma forse io non volevo esattamente quello, ok? Perché. C'è una grande schiera di genitori non pentiti, ma molto in difficoltà, perché poi quando si ritrovano col bambino si rendono conto che il sogno, eh, quell'immagine onirica del sto lì che mi culo questa creaturina meravigliosa e poi io e il papà la guardiamo, ammora, innamorati, adoranti, viene spezzata invece da una cruda realtà dove magari questo bambino piange, dove tu litighi col compagno, dove c'è l'occhiaio fino a sotto le ginocchia. E ti senti sconvolta e questo bambino ti inizia a dare fastidio e poi lo spazio tuo e non riesci a riprenderlo e ti senti soffocare. C'è anche questo, ok. Questa poi è la parte del ma come ci ho pensato, poi. Neanche questo ce lo concediamo come pensiero perché ci sentiamo in colpa. Però è importante anche dircelo, perché il dircelo ci permette di ritornare al perché l'ho fatto e quindi all'assunzione di responsabilità. E l'assunzione di responsabilità è il primo principio dell'essere genitori. Essere genitori è dover assumersi una grande responsabilità. E tornando quindi a quelle che possono essere delle motivazioni, altre motivazioni, perché io questa domanda sono anni che la pongo a tantissime persone in giro per l'Italia o quando non solo le consulenze, quindi quando io faccio le formazioni che giro l'ho chiesto veramente a centinaia di persone, ho raccolto tante tante testimonianze e le risposte possono essere: non so, non volevo tornare al lavoro, facevo il lavoro che mi faceva schifo, e allora ho fatto un figlio, perché la maternità, dobbiamo ammetterlo, per noi donne, è a volte una via di fuga. Rimanere incinte è staccarci da una situazione. Vi rendete conto se in un posto di lavoro ci sono dei problemi, se tutti iniziano a rimanere incinte? Se contemporaneamente tutte rimangono incinte, forse c'è qualcosa che non va lavorativamente parlando. E oppure vedo che c'è chi fa un bambino perché si sente molto molto sola. Non so, mi vengono in mente degli episodi, delle situazioni in cui eh, l'uomo lavorava tantissimo, la donna stava sempre qui, magari non lavorava lei perché lavorava lui, quindi c'era anche un benessere economico. E questa enorme solitudine... La spinta a dire: Io voglio qualcuno vicino a me, luce dei miei occhi, sei tutta la mia vita. Tu sei venuto per salvarmi. È un'informazione pesantissima. Nessuno è venuto per salvarci. Nessun bambino viene per salvarci. Nessun bambino viene per dare senso alla nostra esistenza. Togliete tutte queste cose. Noi non viviamo per i bambini, noi semmai viviamo con i bambini. Noi dobbiamo sostenerli, dobbiamo essere noi che accompagniamo, non devono essere loro che sostengono noi. Ho addirittura sentito persone che mi hanno detto: Ho fatto un figlio per sentirmi adeguato con la mia specie. Ho sentito persone dire: Ho fatto un figlio perché non voglio invecchiare da solo. Oppure quelli che dicono. Non so se si dice da voi, ma qua nelle Marche c'è questo detto del il primo figlio lo scegli, il secondo è, no, il primo tipo una scelta, il secondo è dovuto, non mi ricordo bene come questo detto, però significa il primo figlio lo fai perché lo vuoi oppure ti capita il secondo figlio lo devi fare per forza perché il primo non può rimanere da solo. Ecco, i fratelli non nascono per tenere compagnia ai grandi. Nessun bambino è un regalo per un fratello. E ritorniamo sempre al concetto di responsabilità, al concetto del perché ho fatto questo bambino. Io vi invito a fare questo esercizio. Provate a togliere tutti quelli che sono i romanticismi delle nostre gravidanze, del ho fatto questo bambino perché volevo completare la famiglia, perché sentivo che c'era tanto amore. Provate a vedere se sotto sotto c'è un'altra sfumatura, c'è un, un altro livello di... Spiegazione, di interpretazione, di consapevolezza. Io vi invito anche a, far, a provare a fare questo gioco. Tra, tra parentesi, mi è venuta in mente un'altra un delle letture che mi è, stata, mi è stata data. Volevo incastrare il mio compagno o volevo incastrare la mia compagna? Ero geloso, ero gelosa, mettendola incinta, noi rimanevamo uniti per sempre, perché genitori, ossia per sempre. Nel senso, anche questo è un contratto sia a tempo determinato, ma è un rapporto che con una persona noi avremo a lungo, ci possiamo lasciare, ci possiamo separare, ci possiamo odiare, ma noi dovremo per sempre comunicare per qualsiasi cosa rispetto al nostro figlio. Quindi è un ottimo modo per incastrare una persona in una relazione. Quindi non volevo il figlio, il figlio mi è servito per. E, oppure mi erano rimasti gli ultimi ovuli, stavo invecchiando, lo faccio adesso, non lo faccio più. Lo volevi o non lo volevi? E quindi dicevo il piccolo esercizio, piccolo esercizio divertente che può creare dei conflitti, oppure, se preso con il giusto con la, con la giusta dose di leggerezza e ironia, può aprire una grande riflessione. Allora. Finito questo incontro, prendete due foglietti, marito e moglie, sia che vi siate incinte, sia che ci abbiate un figlio di 30 anni come di 5 mesi. Il papà scrive su un foglio tutta la sua verità: perché ha voluto un figlio, perché mai costretto, oppure perché volevo essere un papà stupendo e migliore di quello che ci ho avuto, oppure perché sentivo che c'era spazio, quello che vi pare. E la mamma fa lo stesso. E poi fate tipo far west: vi scambiate fogli, 10 passi e li girate. Eh, oppure dici passi e girate e l'altro lo legge. Cioè, trovate poi un modo per scambiarvi questo foglio e vedere cosa pensa l'altro. Ah, già questa cosa è interessante. Abbiamo fatto un figlio per lo stesso motivo, cioè, la nostra narrazione corrisponde. Guardate che già solo sul perché ho fatto un bambino, uno ci può stare sopra per un mese come riflessione, per cercare di capire quello che c'è dietro, quello che c'è antico, perché noi ci portiamo eh, anche tutta una serie di vi ricordate il copione di vita? Ci portiamo tutta una serie di informazioni al nostro passato. Esempio, se nella mia famiglia tutti hanno fatto i figli giovani, io, mettiamo che arrivo a 35 anni, mettiamo giovani intendiamo sotto i 25 anni hanno fatto tutti i figli. E quindi ho costruito un'idea che i figli si fanno da giovane. Se inizio ad arrivare a 35 anni mi inizio a sentire vecchia. E magari non lo voglio il figlio, ma secondo quello che è il mio senso d'appartenenza familiare, la mia fiducia, la mia fedeltà al sistema che mi ha originato, io potrei iniziare a entrare in un'ansia che devo fare un figlio, perché nella mia famiglia questo è quello che si fa. Okay. Quindi ci sono delle informazioni che sono riguardo la nostra, il nostro vissuto, quindi quello che noi abbiamo incorporato nell'infanzia, quello che è il motivo, ehm, che, come si è evoluta la nostra vita, quindi mi sento sola, non mi sento realizzata, eh, allora voglio fare un figlio perché così almeno ho una realizzazione. Pensate a quante persone dicono mio figlio è il mio lavoro, è terribile. Figlio, non è, un lavoro, non è il tuo lavoro, non, non può diventare la tua prestazione, non può diventare il tuo stipendio il suo amore. Ok? Comunque, alcune cose derivano dalla nostra storia, alcune cose derivano dalle storie passate. Non sono assolutamente rari i casi in cui all'età in cui magari un genitore ha abortito un bambino, il figlio sente assolutamente che deve fare un bambino. È come se inconsciamente avesse incorporato quell'informazione e c'è un bambino che deve essere rimasto al mondo a una certa età. Adesso per chi è completamente avulso da questi argomenti, eh, informazioni di questo tipo possono essere anche cosa stai dicendo? Ecco, questo è tutto il filone della psicologia sistemica e di conseguenza della pedagogia sistemica di come quelle che sono le esperienze del nostro sistema familiare vanno a influenzare la nostra percezione identitaria e le nostre scelte. Io delle cose ve le spiegherò passo passo durante tutto questo percorso, ci sono però delle, delle sorte di assiomi. Uno di questi è che la negazione della verità rischia di diventare una forma di predestinazione. L'essere umano ha necessità di integrare il vissuto con la narrazione e se tu mi neghi la narrazione ma io una cosa l'ho respirata, l'ho incarnata, l'ho incorporata, io con la mia vita potrei riportarla a galla per quel principio di corrispondenza tra vissuto, emozione quindi recepita e verità negata. Io le rimetto insieme quando basterebbe spessissimo che i genitori raccontassero la verità ai loro figli. Il tema della verità è un tema gigante c'era questa, uh, questa psicoanalista francese, François Zolta, che. È una di quelle che si sta nell'Olimpo insieme a Alice Miller, insieme a Korchak, insieme a Frenet, insieme a Montessori. Quindi questo Olimpo di, Olimpo di grandi uomini e donne che hanno apportato dei benefici pazzeschi a quello che è il mondo dell'infanzia, con tutta la loro vita, sacrificando a volte la loro vita. Beh, questa Françoise Dolto, che era una psicanalista, vi dicevo: lei a un certo punto ha iniziato a fare una cosa meravigliosa, ha iniziato. A ad andare in radio in Francia, a fare tutti questi lavori di sostegno alle famiglie, quindi eh, prendeva le tematiche che i genitori portavano a gala, dei problemi, le, le spiegava, le spiegava, cioè ha fatto un lavoro di divulgazione immenso e François Asdolto, in un libro che si chiama Inconscio e Destini, eh, porta alla luce di quello che è una, un pubblico di persone che ascolta e legge tutto il tema della verità. Lei spiega come a volte dei ragazzini che lei magari si trovava in terapia, e in analisi, svoltavano quando la famiglia reintegrava la verità di qualche informazione che era stata negata. Io, questo lo vedo tutti i giorni. Se qualcuno me l'avesse raccontato, ci sono delle cose che se qualcuno me le avesse raccontate dieci anni fa. Non è che non ci avrei creduto, però penso che ci avrei messo del tempo per entrare dentro, quel, dentro quella forma di pensiero, quel meccanismo. Quindi eh, sappiate che se qualcuno ascoltando queste cose, sente anche una forma di tensione: del no, questa cosa non mi convince. È assolutamente normale. Perché i nostri sistemi di costruzione, i nostri quartier generali, cercano di proteggerci da. Uh, dal cambiamento, cercano di tenerci in una zona di comfort, cercano di tenerci all'interno di quella che è la modalità che loro hanno costruito per preservarci dal dolore, per preservarci da tutta una serie di situazioni che vivevamo. Il dolore non è il genitore che ti chiude dentro in cantina, il dolore per un bambino è anche vedere un genitore triste, cioè basta molto poco. E I nostri meccanismi di sopravvivenza cercano di tenerci protetti e una delle protezioni è la negazione del dolore. La negazione del dolore porta a una rimozione dell'esperienza, a un'idealizzazione del vissuto e a un'altissima possibilità di reiterare quanto abbiamo vissuto, quindi in una sorta di coazione a ripetere il, il dolore. E intanto vi ricordo, visto che vedo che ci sono persone che continuano a collegarsi, se c'è qualcosa voi fermatevi in qualsiasi momento, scrivete, fate domande, intervenite. Okay. L'ho detto all'inizio, ogni tanto ve lo ripeto, questo incontro è prevalentemente per voi che ascoltate e, e quindi sentiatevi assolutamente in, un, in una forma di dialogo, siamo in un salotto insieme. poi e una volta fatta questa bella riflessione del perché abbiamo fatto un bambino, la cosa importante, quindi dopo essere riusciti a confrontarci con il nostro compagno, compagna e aver trovato la giusta chiave, è importante che noi ci riprendiamo la nostra responsabilità cioè, non c'è una storia giusta, una storia sbagliata. Nessuno si deve sentire in colpa o colpevolizzato. Io posso anche dire: ho fatto un figlio perché non volevo tornare al lavoro. Non c'è niente di male. Certo è che se questo è il motivo, me lo devo riprendere come responsabilità. Cavolo, ho fatto un figlio perché non volevo tornare al lavoro. Forse è meglio che mi vada a risolvere i problemi sul lavoro. Forse è il caso che mi vado ad aprire tutta una riflessione sul. Perché eh, non volevo più stare lì? Sto facendo il lavoro che voglio. Quindi, semplicemente prendere quella domanda, pormela e cercare di cavalcarla, esplorarla, surfarla. Una cosa importante è cercare di cambiare la narrazione. È importante che i nostri figli crescano con delle narrazioni oneste, trasparenti lucide dove io posso anche dirti crescendo ma lo sai che a un certo punto io eh, ero in difficoltà al lavoro e ho pensato di rimanere incinta e, e c'è stato un momento in cui forse questo mi ha, ha un po' influenzato ma io ho scelto di averti poi io ho scelto di tenerti io sono qui presente e dico questo perché la questione del lavoro ad esempio è la minore ma ci sono Tante, tante, scel tante scelte o non scelte rispetto ai figli che vanno a condizionare la percezione identitaria. Esempio, un bambino che eh, arriva per caso, che poi nessuno arriva per caso, a cui noi raccontiamo sempre tu sei arrivato per caso, tu sei un errore. È un bambino che sente di non essere stato completamente invitato alla vita. I bambini che eh, crescono con queste narrazioni è come se vacillassero sempre un po'. Ho diritto o non ho diritto di starci? Vado bene o non vado bene? Sviluppano una sorta di forma di insicurezza. Io vedo che i bambini. C'è un'enorme differenza tra, questo è un'osservazione pura empirica, una lettura della realtà, ok non l'ho letto in nessun libro, questo che vi sto per dire, ma è qualcosa che da 12 anni che faccio questo lavoro raccolgo e in un numero considerevole al punto a farmi pensare che ci può essere materia che possiamo andare a formulare. E il punto è, i bambini a cui viene raccontata tutta la storia del sei venuto per caso, è come se avessero un bisogno costante di essere confermati. Eh, tendono ad essere dei bambini più accondiscendenti, tendono ad essere dei bambini più ragionevoli, tendono ad essere bambini che si fanno carico di responsabilità. Eh, a volte vengono descritti come dei bambini che eh, crescono velocemente, che stanno avanti, che sono maturi, che sono saggi. Ecco, in realtà questi sono bambini spesso che non avendo percepito completamente se è stato dato a loro il diritto alla vita, è come se loro costantemente sono sul chi va là, devono comportarsi bene, devono cercare di non arrecare problemi, perché è come se avessero questo filo costante sotto del ma non è che mi abbandoni, ma non è che mi abbandoni, cavolo, devo comportarmi bene. Mentre invece trovano enorme differenza con i bambini che crescono con la narrazione del abbiamo voluto tanto, Tantissimo. È come se questi invece avessero ricevuto un'informazione del tu hai diritto di esserci, noi ti vogliamo tantissimo. È come se avessero incorporato un amore incondizionato che li mette nelle condizioni di poter avanzare delle proposte, avanzare delle richieste, avanzare i loro bisogni in maniera più diretta, cioè in soldoni. Questi sono bambini che sono molto determinati, che sono molto caparbi e tendono a affermare con fermezza, con forza, con vigore le loro richieste, le loro necessità. Quindi potenzialmente sono dei bambini, lo dico in maniera brutale, non mi piace quel, questa modalità di dire, però sono dei bambini che danno più filo da torcere ai genitori, che creano più difficoltà. In realtà sono bambini che stanno molto bene, perché sono bambini che si sentono... Connessi con loro stessi, connessi con i con loro bisogni. Guardate che chi è connesso con i propri bisogni li, li dichiara. Chi è connesso con i propri bisogni si indigna di fronte a un abuso di potere, si indigna se qualcuno non li ascolta. Una persona connessa con i bisogni propri, se viene schiacciata, se, vi, se le viene negata qualche. Uh, se le viene negato qualche diritto, urla con forza, denuncia: ehi, questa cosa non va bene, non lo puoi fare. Se avete presente i bambini verso i 5 anni iniziano a dire: tu non mi puoi comandare! Il corpo è mio. <ride> Confermo, la mia è così. Esatto, è una cosa incredibile. Ma questo pensatelo anche per voi, perché tutto quello che io vi dico, voi pensatelo anche riferito alla vostra vita. Perché è vero che noi diventiamo genitori, è vero che noi abbiamo le nostre responsabilità come famiglie, però noi deriviamo da una storia genitoriale, noi siamo il frutto di, di qualcosa che ci è stato narrato. E se io sono cresciuto con la storia del sei un errore, questo mi ha influenzato. Cambiare la narrazione, la narrazione da cambiare dovrebbe essere non sei un errore, non sei arrivato per sbaglio. Quando sei arrivato ero molto distratto. Oh, non mi voglio assumere la responsabilità del tuo esserci, perché a volte dobbiamo anche questo ammettercelo con tanta fatica che a volte noi genitori eh, li vogliamo i bambini ma non riusciamo a dircelo, è arrivato, ho capito, ma lo sappiamo tutti come si fanno i bambini, lo sappiamo tutti cosa stava per succedere. Non è davvero eh, così frequente questo, oh, oh mamma! Non sei stato attento forse, ma una parte di te era cosciente, era consapevole di quello che stava avvenendo. Forse sei stato leggero, non importa, non c'è un giudizio su questo, ma riprenditi la tua parte di responsabilità. Tu sei arrivato, io ero distratto ed è mia responsabilità che ero distratto. Sono stato leggero io, ma tu hai tutto il diritto ad esserci. Io vedo dei bambini piccoli che hanno queste storie, quindi del... Non ero, per, non ero in me e quindi sei arrivato, che come, se non fossero, è quasi come se non fossero nati. A volte questi bambini svoltano completamente quando tu gli inizi a dire, io sono felice che ci sei, tu hai diritto di essere vivo, è proprio bello che esisti. Quindi genitori di bambini a cui avete raccontato la storia del uh, sei arrivato per sbaglio, non era il momento, tutte queste storie, guardateli negli occhi domattina a colazione e diteglielo. Io sono proprio felice che tu esisti, hai proprio diritto alla tua vita, ma che bello che ci sei e che sei nato, che bello che sei vivo. Io sono qui, tu sei qui, ti vedo, hai diritto ad esserci. Dovete proprio voi legittimare al bambino il suo diritto alla vita allora il bambino riesce a legittimarselo. Altrimenti è ancora la caccia di quell'affermazione, di quel diritto a poterci stare, di quel diritto a poter. È, è come pensate, se andate a una festa. C'è una bella differenza se io vengo invitata a una festa o se qualcuno è invitato a una festa e magari mi dice: Dai Timbuchi, stai con me. Tu stai a quella festa oppure a un matrimonio. Prendiamo il matrimonio che è ancora più eclatante. Tu stai a quel matrimonio con la sensazione del. Ci posso stare o no? Ma non è che magari si accorgono e dicono: Ma te che ci fai? Quindi stai sul chi va là. La vita è una festa: la vita è un matrimonio a cui veniamo invitati. E c'è differenza. Se uno mi dice: Dai, vabbè, sto andando, vieni anche te. O se mi arriva un biglietto con le lettere dorate, con eh, il carro e gli araldi che, che suonano la tromba. C'è una bellissima, enorme, sconfinata differenza. Quindi, tutta la riflessione sul perché l'abbiamo voluti, l'importanza della narrazione. Un'altra narrazione che mi viene in mente, chiodo schiaccia chiodo. Chiodo schiaccia chiodo è, perdo un bambino, tolgo quella, nego quell'esperienza e faccio un altro figlio. Questi bambini a volte hanno una sorta di nostalgia, una sorta di mancanza, una sorta di vuoto, a volte hanno proprio delle malinconie, perché è come se loro... Sotto sotto sentissero se non fosse morto quell'altro io non sarei qui. E vivono questa cosa anche un po' con un senso di colpa. Esempio come si gestisce questa cosa integrando la storia dell'altro. Ogni bambino non nato è comunque un bambino che c'è stato. Se prima di vostro figlio vivo ci sono stati tre aborti, vostro figlio è il quarto. E dovrebbe saperlo. Tu sei il quarto figlio. Adesso so che questa informazione molti crea un, un movimento interiore enorme. Non c'entra niente con um, una possibile ideologia personale sull'aborto, cioè proprio non c'entra niente. È semplicemente il riconoscimento di quello che è stato. Il riconoscimento alla vita, il riconoscimento dei ruoli e delle posizioni. Una delle regole sistemiche familiari, quindi delle regole che guidano i funzionamenti psichici all'interno dei ruoli familiari, è che ognuno deve stare al suo posto. È la favola di Richelidoro. A ognuno il suo posto, a ognuno la sua ciotola, a ognuno la sua sedia, a ognuno il suo letto. Se ti metti nel posto sbagliato, cara Riccioli d'oro, stai scomoda. La zuppa è calda, la zuppa è fredda, la sedia è grossa, la sedia è piccola, non sei al posto tuo. È importante che ognuno invece riceva la sua posizione. E quindi mettiamo che abbiamo fatto tutta questa, tutta questa riflessione sul concepimento, che siamo consapevoli, che l'abbiamo fatto per un motivo, e abbiamo concordato eh, con chiarezza con il nostro compagno la, la nostra decisione e siamo d'accordo, abbiamo trovato il modo di comunicarlo al nostro figlio o intanto comunicarlo a noi stessi. Adesso ritorniamo un attimo nella posizione della gravidanza e questo è più adesso indirizzato a chi è incinta o chi... O chi pensa poi di avere figli, chi sta ipotizzando questa eventualità per la propria vita. E vorrei dare un po' di, di consigli, di suggerimenti su come vivere la gravidanza, su eh, come andare a vivere questa esperienza, perché la vita, secondo me, la percezione. No, la vita, mettiamola così, che sennò qua partono eh, altri pensieri rispetto alle varie ideologie di quando nasce la vita. Uh, e quindi, tutta una, una serie possibile di questioni personali sull'aborto che ripeto non c'entra proprio niente. Secondo me, l'individuo si inizia a costruire da dentro la pancia: okay. già da dentro la pancia, lui ha i suoi sensi e con questi sensi capta le informazioni del mondo. Noi siamo l'ambiente circostante, noi siamo memoria, noi siamo le esperienze che abbiamo vissuto. Nient'altro che quello che a cui siamo stati esposti. Se ci pensate, questa cosa è da una parte stupefacente, meravigliosa, incredibile. Per me è poetico pensare che io sono memoria, per me è poetico pensare che io sono esperienze che ho vissuto, sapori che ho, che ho assaporato, oggetti che ho tastato, suoni che ho sentito. È, è veramente poetico. Al tempo stesso mh, crea una grande responsabilità in noi adulti. Che suoni facciamo ascoltare, facciamo ascoltare musica, facciamo ascoltare litigi, eh, facciamo sentire al bambino cibi buoni o siamo imparano per il peso e quindi stiamo a stecchetto durante la gravidanza e non mangiamo perché sennò ingrasso. Ci cioè, sono tanti modi per vivere la gravidanza, comunque, già da quando il bambino è dentro la pancia sta incorporando informazioni. Il bambino non nasce quando esce dalla pancia, il bambino già dentro la pancia Sta vivendo, sta respirando un'aria, sta respirando un clima, sta sentendo quello che succede già dentro la pancia, sta edificando se stesso. E la nostra responsabilità genitoriale, la nostra attenzione educativa, in quel momento deve iniziare a nascere. Cioè, per me, noi ci dobbiamo considerare genitori a tutti gli effetti, responsabili, pedagogici a tutti gli effetti, da quando concepiamo un bambino. È da quel momento che dobbiamo iniziare a modificare la nostra vita, modificare le nostre azioni, modificare i nostri atteggiamenti, sentire che la nostra azione ha un impatto su quella creatura. Esempio, il pensare di voler abortire un bambino ha un impatto sul bambino. Uno dice, eh vabbè, non è possibile, va sicuro che ha un impatto. Io faccio lavori con gli adulti, vado attraverso tutti i lavori di scrittura a recuperare la memoria antica e c'è sempre traccia nella memoria dell'individuo se i suoi genitori volevano abortire. Che non significa che qualcosa è sbagliato, ripeto. Io non sto cercando di tracciare una linea di confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Io sto cercando di spiegarvi come delle informazioni influenzano la nostra esistenza e come ci si può lavorare sopra, perché non c'è niente di più curativo, di più riabilitativo della verità. È la cosa più potente che noi possiamo mettere in atto, è il regalo più grande che possiamo fare ai nostri figli, raccontare le cose come stanno. Se, ad esempio, io ho, ho pensato di abortire mio figlio, non c'è nessun problema, ci sta che io possa essere stata in difficoltà. È importante poi nella narrazione che questa cosa emerga. Sai, tesoro, c'è stato un periodo in cui io ero molto in difficoltà e ho pensato questa cosa, ma ho deciso di esserci, ho deciso di, di tenerti, ho deciso che ce l'avrei fatta. E sono qui e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scampato quel pericolo, abbiamo scampato quella, quella situazione. Quindi il, il modo in cui noi viviamo la gravidanza determina la percezione del bambino, del mondo circostante e di se stesso, perché il bambino costruisce se stesso sulla base del mondo circostante e questa cosa poi la farà per anni e anni e anni. Quando i bambini nascono, per la prossima volta parliamo del parto, e quando i bambini nascono, uno dice: eh, Sapete, c'è questa, questa sorta di affermazione. Del sono fortunato, mi è capitato il bambino che non piange, sono sfigato, mi è capitato il bambino che piange. E no, è che già quando il bambino nasce ha tutto un background emotivo, ha già un vissuto che sta tirando fuori. Io sono molto dibattuta, sinceramente, come pedagogista nel ritenere che i bambini abbiano un temperamento, cioè nascono con un temperamento, nel senso sì che nascono con un temperamento, ma il temperamento è già la somma di quella che è stata. La relazione che noi abbiamo costruito con loro è già la somma di quello che loro hanno respirato per nove mesi. E vi posso citare centinaia di esempi di come una gravidanza influenza il modo di essere del bambino alla nascita, di come il parto influenza i mesi successivi, il suo pianto. Poi questo lo vediamo, ripeto, al prossimo incontro. Quindi è importante che noi mettiamo attenzione. Nel gestire la gravidanza, nel vivercela in modo più consapevole, rispettoso, accorto e, e emotivamente positivo possibile. Allora, innanzitutto quelli che possono essere dei suggerimenti, dei tips su come vivere la gravidanza, la prima cosa che viene a dire è in coppia. La gravidanza si è incinti in due, è vero che è la mamma che porta il bambino, ma anche il papà sta portando il bambino. Ci sono tutte quelle figure poetiche: il bambino il papà lo porta nel cuore, la mamma lo porta nella pancia, quello che volete. Trovate la formula, la formula che più vi piace, ma papà, voi siete papà? Da quando mettete incinta vostra moglie, da quando mettete incinta una donna, ok? Siete già lì. Scusate, attacco un attimo, mi carica batteria per un secondo, non mi vedete, però continuo, continuo ad esserci. Quindi è importante che sin da quel momento voi vi sentiate in quel ruolo. Parlate con le pance, parlate con i bambini, iniziate a modificare un po' le vostre abitudini, iniziate a sentirvi che, che, che quel bambino è lì e sta sentendo se voi ci siete o non ci siete. E parleremo anche del, dei vari ruoli, parleremo dei padri, parleremo dei padri assenti, che è il grande flagello dell'umanità che, che dobbiamo assolutamente affrontare, gestire e raccontarci che è una grande problematica. Papà, non fuggite, vi verrà distinto perché se venite soprattutto dal papà assenti, vi verrà distinto fuggire. Qui ci ricolleghiamo al discorso del copione di vita. Finché non c'è il bambino siamo in un modo quando arriva il bambino, modifichiamo i nostri atteggiamenti perché ci partono delle istintualità che derivano dal nostro vissuto. Quindi la gravidanza si vive in coppia. Primo suggerimento. Il secondo suggerimento, questo su secondo suggerimento, me ehm, è una storia che mi è stata raccontata da una coppia di genitori. Praticamente questi genitori avevano fatto la fecondazione assistita e loro a un certo punto mi hanno detto noi siamo andati a fare l'eterologa in Grecia e quando siamo andati là abbiamo fatto il transfer e quando ci hanno impiantato gli embrioni abbiamo detto e adesso? Adesso che dobbiamo fare? E la ginecologa ha detto a, a questa coppia, una cosa che secondo me è stupenda, penso che è la cosa più bella che ho sentito dire da un medico a dei genitori, gli ha detto: Voi adesso dovete convincere questi due bambini che vivere con voi è una figata pazzesca. Perché loro dicevano cosa dobbiamo fare adesso? Devo rimanere nel letto, congelata, bloccata? E lei ha detto no, voi dovete convincerli che è proprio bella la vita con voi, perché non è solo un atto meccanico, non è solo un atto medico, è un atto d'amore, è un atto emotivo, un atto relazionale. E loro mi hanno detto, e quando la dottoressa ci ha detto così, noi abbiamo iniziato a fare la nostra vacanza a divertirci. Quindi abbiamo preso il vespino, andavamo in giro col vespino, cosa che uno dice sconsigliatissima: non puoi eh, eh, con degli embrioni appena impiantati andare col vespino. E loro dicevano: a noi ci sembrava che invece era una cosa che, che non era pericolosa, l'abbiamo valutata, l'abbiamo ponderata. Non, non ci sembrava. Poi ognuno può dire: Madonna, che genitori sconsiderati, non importa. Adesso ascoltate tutta la storia, cercando di fare un atto di epoche e sospendere il giudizio. Poi loro hanno detto: e noi ci svegliavamo all'alba e andavamo a prendere i pesci dei pescatori, e poi noi facevamo il bagno nudi la notte, cioè noi ce la siamo spassata, siamo stati da Dio, due embrioni impiantati, due bambini nati. E è la famiglia più felice del mondo. I bambini sanno che sono nati con una fecondazione, sanno che ci sono stati dei donatori, quindi sanno che ci sono due genitori naturali, due, genito, due genitori biologici due genitori che li crescono. Questi bambini sanno tutto e, e, e si vede insomma il beneficio del, di questa verità e di questa serenità. E questa storia mi è sempre piaciuta tantissimo. E io penso che sia proprio così: noi dobbiamo convincere questi bambini. La diretta si può rivedere dall'inizio, sì Silvia dopo rimane sulla pagina se solo l'avessi saputo prima. E noi dobbiamo convincerli questi bambini che la vita con noi è bella, noi dobbiamo convincerli che ci sarà spazio, noi dobbiamo fare spazio. Un bambino che arriva nella nostra vita è fare spazio. Quello che c'era prima non c'è più, è cambiato, è meravigliosamente cambiato, è fantasticamente contaminato. E Quando io ho iniziato a lavorare avevo aperto questo, questo nido sperimentale e considerate allora, devo fare una piccola premessa, io ho fatto un figlio, il mio primo figlio a 19 anni, quindi ad esempio io non so cosa sia la vita senza un figlio, cioè sono passata all'essere figlia, all'essere madre così, quindi non ho mai vissuto il… Uh, che ne so, fare una vita universitaria dove esci la sera oppure avere la mia casa con i miei spazi e basta, N non so cosa sia, me lo posso immaginare e basta, posso forse agognarlo, ma, ma non lo so. E la cosa che però notavo tantissimo quando avevo questo nido era l'enorme differenza tra i genitori che facevano i figli giovani un po' in modalità simili alle mie, quindi con un passaggio abbastanza rapido dal passare dalla tua famiglia a poi una famiglia che ti crei e che magari faceva figli a ah, 40 anni e trovavo questa grande difficoltà, questa grande fatica nei genitori maturi, chiamiamoli così, nell'accettare lo, lo stravolgimento ed è qualcosa assolutamente naturale, perché effettivamente aver impostato tutta la propria vita con dei ritmi, con degli spazi, con dei tempi, con dei silenzi, con della quiete, eh, e poi vedersela completamente stravolta è qualcosa di, di grosso. Quindi, sin dalla gravidanza, iniziato a fare spazio, c'è un motivo se ci vengono offerti nove mesi? Nove mesi non devono, non dobbiamo considerare quei mesi come eh, semplicemente la mia pancia sta crescendo, ma la mia pancia, il mio corpo sta dichiarando che c'è meno spazio e quella nostra trasformazione fisica dovrebbe corrispondere anche a una trasformazione comportamentale, una trasformazione. Psichica, una trasformazione del nostro mondo circostante, iniziate giorno dopo giorno, da quando siete incinte, a cambiare le abitudini, a iniziare a togliere un po' di cose. C'è molto il mito del, delle Wonder Woman, quelle che dicono: Io ho lavorato fino a due ore prima di partorire, ho capito, ma dov'eri durante questa gravidanza? Cosa sentiva quel bambino? È importante che vi ritagliate degli spazi, fatelo. Non dovete dimostrare niente a nessuno, questa non è la parità di genere, non c'entra assolutamente niente. Questo è negare che qualcosa è cambiato. Quindi, cosa si può fare per iniziare a fare spazio? Si può iniziare a fare spazio fisico, si può preparare la cameretta dei bambini. La camera dei bambini ci deve essere alla nascita del bambino. Non si fa quando abbiamo tempo, quando il bambino è pronto per andare a dormire in camera sua, ci deve già essere uno spazio fisico. Altra cosa che si può fare per fare spazio, iniziate a guardarvi intorno, in giro per la casa e dire ok, quali sono, in tutti i piani bassi ci sono degli oggetti che non voglio che mio figlio tocchi, iniziate a modificare la disposizione dei vostri oggetti personali, fate spazio a un bambino che gattonerà, che ciuccerà tutto quello che trova, che si arrampicherà e prenderà tutti gli oggetti delle mensole basse, fate spazio nella vostra vita quotidiana. Iniziate a prendervi un'ora al giorno, che magari prima non facevate, per fare delle passeggiate, un'ora al giorno per parlare con il bambino, un'ora al giorno per scrivere una lettera per lui, un'ora al giorno per tenere un diario. Un'ora un al giorno da dedicare alla pancia, solo alla pancia, con un tempo crescente. Quindi quando arriviamo all'ottavo o nono mese, che siano molte più ore quelle che vi siete prese per voi. Non, non fate finta che quella pancia non c'è, vivetevela. Questa cosa ve la dico perché vedo che poi ci sono spesso tante difficoltà nella costruzione relazionale tra le mamme che hanno lavorato fino all'ultimo, che hanno fatto come se nulla fosse, e quei bambini che poi a un certo punto arrivano e dicono ma doveri, ma doveri mamma, mi sei mancata. E possono crearsi delle, delle piccole fratture, delle piccole criticità che si vanno tutte a sanare con un po' più di fatica, con dell'impegno, con... Anche dei piccoli dolori che possono che, che, che magari bisogna affrontare. E quindi tornando a, agli esempi, parlate al bambino, tanto, eh, tenete un piccolo diario, adesso faccio un attimo una pausa, leggo questo commento. Ciao, una domanda un po' personale in merito alla verità una bambina di 4 anni e mezzo un bimbo di 20 mesi la prima figlia è arrivata dopo 10 anni di tentativi e sofferenze solo dopo aver fatto ripetute cure e fecondazioni assistite, mentre il secondo è arrivato come un fulmine a cial sereno perché ovviamente mai ho pensato che potesse accadere una gravidanza naturale la mia domanda è questa solo il dubbio se devo dire la verità cioè che la grande è arrivata con aspetta che ne leggo solo un pezzo qui devo andare sulla pagina eccola qua eh, a raccontare nel dubbio dire la verità cioè che la grande è arrivata con queste cure in maniera non naturale invece il piccolo no perché ho paura che la grande possa sentirsi aliena e diversa dal fratello il fratello possa sentirsi non voluto tanto quanto la sorella Spero di essermi spiegata. Assolutamente sì, ti sei spiegata. Intanto grazie tantissimo per aver scritto, per aver portato la tua testimonianza anche così eh, personale. Io penso che, come dicevo prima, non c'è atto d'amore più grande che raccontare la verità, e se c'è un diritto che l'essere umano ha è il diritto alla propria storia, è il diritto alla propria narrazione, e poi con la propria narrazione ci fa quello che gli pare. Io vedo che. Io seguo molti genitori che fanno le fecondazioni e ho questo sogno di riuscire, appena riuscirò a fare spazio nella mia vita lavorativa, a aprire questo centro proprio di sostegno a tutti coloro che intraprendono questi percorsi. Perché una volta superato l'ostacolo medico, si apre tutto una, un grande quesito educativo, un grande quesito comunicativo ai bambini. Io vedo che i bambini che ricevono questa informazione. E che hanno quindi un'integrazione tra il loro vissuto, il loro percepito, il loro esperito e il loro narrato, stanno proprio bene, hanno proprio una grande serenità, una grande quiete. I bambini a cui questa informazione viene negata, attraverso il gioco, attraverso le parole, attraverso delle manifestazioni, comunque la portano a galla, cioè cercano di sbattertela in faccia, dimmi questa cosa, con tutta questa. Eh, con questa tenacia ma senza nessuna di queste parole perché non sanno cosa è successo però ricercano esempio eh, mi viene in mente una storia che ho sentito ultimamente di questa di questa mamma che ha di questa famiglia che ha fatto la fecondazione ricorsa alla fecondazione medicalmente assistita e eh, alla procreazione medicalmente assistita e, mm, Prima di riuscire ad avere questa bambina hanno perso sei bambini, quindi ci sono stati sei embrioni che non sono riusciti poi a svilupparsi ed evolversi. E questa bambina è, ha, ha le bambole, ha sei bambole. Ha sei bambole con sei nomi diversi, e queste sei bambole lei tutti i giorni deve prendersene cura, cioè lei non riesce ad andare in giro senza queste sei bambole ed è come se fosse il suo obiettivo quotidiano prendersene cura, accudirle, curarle. Cioè, cosa sta facendo questa bambina inconsciamente? Ha rimesso in campo, perché il gioco simbolico è una manifestazione di un campo psichico. Cioè, noi pensiamo: Ah, oh, sta giocando, che carino! No, sta facendo terapia, sta facendo psicanalisi il bambino, sta elaborando la sua storia. Quindi, vedo che chi eh, deriva da queste storie le rimette in campo attraverso il rimettere in, in, proprio come se fosse noi in vita, però. Rimettere in scena i fratelli non nati, a volte fanno tantissime domande sul passato, sono molto interessati su come nascono i bambini, sono molto interessati alle pance, sono molto interessati, non so, alle dinamiche rispetto ai matrimoni, ma vi siete sposati, non siete sposati, cioè hanno un focus, un, una mira su quel punto e ritornano sempre lì, e ritornano sempre lì e fanno domande, vogliono sapere, vogliono vedere le foto, quindi io dove stavo, dentro la pancia. Ripeto, loro non sanno che stanno chiedendo qualcosa, non sanno cosa stanno cercando, ma sanno che devono cercare, come un istinto. I, I bambini che, sanno che, che, che sentono che c'è un segreto nella famiglia sono esempi di bambini che quando li lasciate soli a casa smufficchiano dappertutto, aprono i cassetti, vanno a cercare, origliano eh, i vostri discorsi, controllano i vostri cellulari, sentono che c'è un segreto. Quindi ritornando alla vostra domanda, io sono per raccontare la verità, perché il dolore principale è il dolore che deriva dalla negazione della verità. E, e secondo me è importante che non ci sia il momento della rivelazione tipo a 18 anni ti dico la verità no, tu devi crescere la verità pensate che, come vi sentireste se domani arrivo, arrivasse vostro padre e vi dicesse non sono tuo padre, tuo padre è un altro vi sentireste ingannati cioè tu mi hai fatto crescere con una narrazione che era sbagliata, tu mi hai fatto crescere con un'idea di me stesso che non era quella giusta, tu mi hai tradito il, dire la verità è una forma d'amore Negare è una forma di tradimento, anche se noi siamo cresciuti con l'idea che la negazione è una forma di protezione dalla, dal dolore, ma è esattamente il contrario. Da che età iniziare a spiegare? Subito. Per me bisognerebbe crescere con, con la giusta storia. Certo che se i bambini adesso, in questo esempio, non sono cresciuti ancora con questa storia. Arriva il momento della rivelazione. Il modo migliore, secondo me, per spiegarle ai bambini eh, rispetto alla, alla fecondazione o qualsiasi altra storia potrebbe essere costruire dei libri. Fate un bel libro della storia di ognuno dei due bambini, adesso parlando sempre di voi. Quindi fate il libro del pri della prima figlia e il libro del secondo figlio. E nel libro della prima figlia raccontate le cose così come sono, mettendo in campo la sfera emotiva. Quindi c'era un uomo e c'era una donna che volevano tanto un bambino e non riuscivano ad averlo, alla fiaba della sua vita. E hanno provato e magari sono arrivati dei bambini che non sono riusciti a nascere. ok E, e scrivi il numero, quello che è, per ognuno fai un disegno, per ognuno puoi inventare un nome. E poi a un certo punto siamo riusciti e sei arrivata tu. Quindi tu sei nata grazie al desiderio e parti del nostro corpo, il nostro seme, il nostro ovulo e una persona esterna che è un medico che ci ha permesso di, di farti essere qui. Questa è la storia della tua vita. La storia della vita del fratello è diversa. Nella storia della vita del fratello non c'è stato bisogno di altro. Semplicemente noi lo abbiamo desiderato, ci abbiamo provato e lui è arrivato perché noi eravamo diversi. In quel momento abbiamo avuto bisogno di un sostegno, in un altro momento bisogno, non ne abbiamo avuto bisogno. Il, è importante che noi riconosciamo che per ogni figlio siamo diversi, per ogni figlio siamo genitori diversi. Io sento genitori che dicono: ma com'è possibile? C ho quattro figli, io ho fatto le stesse cose con tutti e sono diversi. No, neanche con i gemelli farete le stesse cose. Non è possibile. Perché se ad esempio due gemelli piangono, prima ne prendo uno e poi ne prendo un altro. Ho già dato due letture diverse: uno si è sentito che ha dovuto aspettare, uno si è sentito che è stato risposto subito. E costruiscono due storie diverse. No, sono rimasta incinta solo di lei, per fortuna. Bene, ok, allora è più semplice ancora la faccenda. Io gliela racconterei veramente come una grande storia d'amore, come, come una grande favola, come una grande epopea d'amore. È così, la tua storia è così e non c'è nessun motivo per cui dovrei nascondertela. Spesso noi nascondiamo delle storie per proteggerci noi dal dolore. Esempio, prima dicevo, Ognuno ha diritto alla propria verità, con la propria verità ci fa quello che gli pare. Come dicevo, io seguo diverse famiglie che hanno fatto le fecondazioni, le procreazioni medicalmente assistite, l'eterologo, insomma di tutto. E una delle cose che spesso emerge è la vergogna, è il timore che il figlio lo vada a raccontare a tutti, perché di solito questi sono dei percorsi che si vivono anche nel silenzio, non si raccontano molto in giro. E da parte di molti c'è la paura che il bambino possa andarla a raccontare. Ed è vero, lo farà. Ma va bene così, perché, ripeto, è la sua storia, ha il diritto a raccontarla con orgoglio, con, oh, ma io sono qui perché c'è stato un medico che ha aiutato i miei genitori, e si chiamava il medico, che ne so, il medico Gallo, <ride> il cognome inventato. E... Raccontate la storia vera quel cognome vero. E io sono qui perché, pensa quanta energia che c'è stata, l'energia dei miei genitori e l'energia di un'altra persona. È una storia... È una storia come tante altre, perché non per nessuno c'è una storia perfetta e meravigliosa come ci vogliono far credere, ecco, che padre e madre innamoratissimo avevano un figlio. Non raccontiamoci cavolate, raccontiamoci le storie come stanno e, 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 e riconosciamo, legittimiamoci il diritto e il fatto che ogni storia è meravigliosa ed è tanto più meravigliosa quanto più la storia vera. Poi magari la prossima volta che parliamo della gravidanza, vi porto, anche, scusate, del parto, vi porto anche degli esempi di cosa può succedere quando vengono inventate delle storie che non corrispondono, cosa i bambini possono manifestare con degli esempi concreti. E... Ah, ecco, un'altra cosa che mi sono segnata, che vi voglio dire, poi andiamo verso la conclusione di questo incontro, è che è importante non viversi la gravidanza. Come una forma di malattia, non viversi la gravidanza come un dover sapere, concedetevi il diritto, il lusso di accettare la sfida del mistero. La gravidanza è un grande mistero, la gravidanza è un grande silenzio. Accettate che non tutto saprete e non tutto dovete sapere. Dico questa cosa perché ad esempio vedo genitori ossessionati al fare ecografie costantemente, 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 ecografia 3D, costantemente. È importante invece riconoscere al bambino il diritto al non visto, riconoscere al bambino il diritto ecco, al segreto, al mistero, anche questo è un allenamento per quando nascerà. Ripeto, c'è un senso se la natura ci ha dato tutto questo tempo, c'è un senso se la natura ce l'ha messi dentro senza una finestrella per aprire e vedere cosa c'è. Un, e poi io non voglio dire non fate le ammiranti di queste cose lungi da me, non sono un medico. però vivetevela anche con una certa leggerezza, spensieratezza, con, un certo, ehm, con un certo, una certa accettazione verso la vita che è misteriosa, è incredibilmente silenziosa, è piena di incognite. Perché se io parto da una dimensione di alto controllo della mia gravidanza di questo feto potrei portarmelo dietro. E il genitore che vuole controllare il figlio è destinato a un conflitto con il figlio. Non puoi controllare il tuo figlio. Puoi sostenerlo, puoi aiutarlo, puoi cercare di mettere in campo le migliori risorse, non puoi controllarlo. E il genitore che vuole controllare, il genitore che vuole fare il compitino, il lavoretto, mm, si ritroverà dei bei, dei bei grattacapi da dover gestire. E dedico tanto spazio di solito a tutta la parte della gravidanza, a tutta la parte eh, dell'incipit, dell'inizio dell alla vita perché in realtà, ad esempio, vedete io seguo tante, tante famiglie che magari hanno figli adolescenti e si pensa che l'adolescenza sia un problema sociale, l'adolescente è un problema eh, esistenziale. A un certo punto diventi adolescente e gli adolescenti hanno problemi, non è vero. Non è proprio vero, l'adolescenza è principalmente un problema familiare. L'adolescenza è il momento in cui si raccolgono i frutti di quello che si è seminato nell'infanzia. L'adolescenza è il momento in cui il ragazzo ti si ribella e ti presenta il conto di tutto quello che gli hai fatto. L'adolescenza è il momento in cui c'è una sommossa popolare che dice non mi è piaciuto quello che mi hai fatto, non mi è piaciuto come mi hai trattato. L'adolescente che non ti parla non è che non ti parla perché è adolescente, non ti parla perché sono successe le cose prima. L'adolescente che fugge di casa non è che fugge di casa perché è adolescente, fugge di casa perché è successo qualcosa prima, perché lui non si è sentito magari ascoltato, riconosciuto, valorizzato. C'è sempre qualche motivazione dietro. L'ultima cosa che, che vi dico rispetto a, a questa tematica, anzi le ultime due... Eh, eh, non mi dilungo adesso sull'adolescenza, voglio solo dirvi perché è così importante partire dall'inizio perché noi stiamo costruendo passo dopo passo il futuro che sarà. Stiamo mettendo i vari numeri che produrranno poi una somma finale, un calcolo che, con il quale non potremo poi, eh, per il quale non potremo condannare nessuno, lamentarci o dire: Ah, è colpa della società, ah è colpa delle amicizie, ah, è colpa della scuola. parliamo a prenderci le nostre responsabilità come genitori. Ah, vedo qua, scusate un attimo Alice. Finalmente è arrivata la nostra meravigliosa bimba dopo tre anni e mezzo di tentativi e tre aborti spontanei le primissime settimane. Anche in questo caso va raccontato raccontata lei di non essere la prima, anche se sono avvenuti una o due settimane. Sì, secondo me sì, perché nel momento in cui tu rimani incinta, tu ti immagini mamma di quel bambino. E questa è la differenza. Non è un discorso etico sul valore della vita, è proprio un discorso di, di ruolo che noi ci diamo e lei è la quarta bambina e è, 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 ha una grande famiglia e questa cosa è, è molto più semplice di quanto noi la immaginiamo cioè basta semplicemente che so, piantare tre alberi in giardino e dire ognuno di questi rappresenta un bambino che, che noi abbiamo, abbiamo desiderato e che è arrivato e c'è stato per pochissimo tempo secondo me è proprio una forma di celebrazione e rispetto verso la vita che tu ci sia stato per una settimana, un'ora, 89 anni, tu ci sei stato. Non sta a me dare un valore alla vita sulla base della quantità, però sulla qualità, secondo me, lì non si discute. Vita è sempre vita. E pr sapete, prima io ho fatto tante volte il riferimento, non è un giudizio sull'aborto, perché davvero non è un giudizio sull'aborto. Per me hanno tutto il diritto le donne da portire e fare quello che vogliono. Però chiamiamo le cose come sono, cioè a tutti gli effetti, quella era una vita che io ho deciso consapevolmente con il mio diritto, che nessuno mi può negare, di scegliere di interromperla. Però era una vita. Quindi, io consiglio sempre ai genitori di raccontare sia degli aborti spontanei che degli aborti volontari. È una forma di rielaborazione, una forma di riconoscimento, una forma di, ripeto, integrazione alla storia. Vedo anche che. I bambini, prendiamo l'esempio degli aborti volontari, il bambino che ha avuto, il genitore che ha avuto degli aborti volontari può avere inconsciamente una sorta di timore o rabbia verso il genitore. È tipo la paura del non è che dopo ti sbarazzi anche di me. È qualcosa di molto inconscio, molto sottile, dove, ripeto, non c'è giudizio, c'è solo una, un prendere atto di quelli che poi sono gli atteggiamenti dei bambini, perché queste cose che io vi sto dicendo, non me le sto inventando. Ripeto, sono il frutto di osservazione, osservazione, osservazione di anni, anni, e anni delle manifestazioni dei bambini e c'è molto più potere nella verità che in tante terapie assurde. Ad esempio, io faccio la pedagogista, no? Io non li voglio vedere i bambini. Io voglio vedere i genitori e detesto i pedagogisti che fanno le terapie ai bambini. Eh, sto sentendo questi giorni storie assurde di bambini a cui vanno dati psicofarmaci a sette anni. È qualcosa che mi indigna, mi fa arrabbiare, mi fa venire voglia di prendere la katana. Ma come ci pensate, Cristo? Ma facciamoci noi il lavoro veramente. E vedo che tanti bambini, quando viene raccontata la verità, lasciano tantissimi comportamenti, cambiano improvvisamente, perché è il genitore che raccontando la verità. Cambia come persona, non deve più nascondere niente. Non c'è, io dico sempre che la, più, la, la libertà è la conseguenza naturale della verità. La verità rende liberi, sei libero, non devi nascondere, non c'è senso di colpa, puoi tirare fuori te stesso, puoi manifestare ciò che sei. Quindi Alice, sì, io direi di raccontarglielo. E anche questo come una favola, come una storia. Come testimonianza personale, posso dire che io ho tre figli ho tre figli di cui due nati, uno no e quindi c'è il primo è Vittorio poi c'è questo bambino perso e poi c'è Amedeo e il secondo figlio che abbiamo perso noi gli abbiamo dato un nome e abbiamo fatto un quadro con un disegno che rappresenta um, che ci rappresenta questo bambino e l'abbiamo messo tra le foto di famiglia e quando le persone ci dicono ecco quanti figli ci avete noi diciamo sempre ci abbiamo tre figli Amedeo gli diciamo sempre tu sei il nostro terzo figlio cioè per me quella vita c'è un valore io mi consideravo mamma di quel bambino sin dal momento in cui ho scoperto di essere incinta, non è che quando sono rimasta incinta ho detto ah beh vediamo, quando sono rimasta incinta ho detto che bello sono incinta, l'ho sentito e il fatto che quel bambino ci sia stato, io spesso dico che eh, quel bambino che c'è stato solo tre mesi, Forse no, non è quello che mi ha insegnato di più, non è così. Però mi ha davvero dato un insegnamento enorme. E l'insegnamento enorme, smisurato e dolorosissimo che quel bambino mi ha dato è: Mamma, non decidi te. Mamma, non è come ti pare a te. Mamma, non ti fare troppi castelli in aria. La vita è nel presente, non è nel futuro che ti sei immaginata nell'aspettativa, è qui. E questo è stato il mio tempo. E guardate che è veramente, è veramente bello, è veramente guaritivo, liberatorio, mh, purificante. Non va vissuto con, uh, con quel senso di pesantezza e grigiore, di mamma mia, ma è funerea questa cosa, mamma mia ma il bambino non lo capisce. I bambini se la vivono con molta serenità. Io uh, ho raccolto storie di genitori che magari raccontavano ai bambini che c'erano stati gli aborti. I bambini dicevano: Ah sì, ma io l'ho sempre saputo. Cioè, da, I bambini danno poi delle risposte spiazzanti. Oppure mi è capitato questa famiglia che eh, il bambino iniziava a chiamare un peluche con il nome del bambino che eh, i genitori avevano perso cioè i genitori avevano avuto un primo bambino che avevano perso a cui avevano dato un nome non avevano mai raccontato questa cosa al secondo bambino e il secondo bambino ha preso un peluche e gli ha dato quel nome senza che nessuno gli dicesse mai nulla è una cosa incredibile i bambini sono incredibili la vita è incredibile e, e dovremmo imparare a onorarla senza paura, senza timore e mh, mi, mi verrebbe voglia di lasciarvi qui un articolo ma sì, ve lo lascio e io ho un blog, si chiama Andrets of Buddhas che è quello da dove avevo preso prima il testo e quando ho perso questo bambino avevo scritto un, un testo poi ne ho scritto anche un altro sempre rispetto ai bambini però ve lo metto perché magari ai genitori che hanno perso i bambini può aiutare il è tanto doloroso perdere un bambino, quella, quegli abbracci inondati, quella, quel silenzio, perdere un bambino è silenzio, è silenzio, è silenzio, è un dolore, è tipo un sasso che cade in un polso, è questo, questo senso anche che percepisci di incomprensione da parte degli altri, che non riescono a comprendere che dolore immenso che è stato, io sono anche ad esempio per dire subito quando è incinta, festeggiateli sti bambini, festeggiateli, togliete quella cosa del eh lo dico dopo tre mesi, ma metti, cambiamo punto di vista e se io perdo il bambino no, significa che non sono riuscita né a festeggiarlo né, né posso vivermi il dolore perché c'è un silenzio, c'è cioè una negazione dietro, dietro tutto questo e invece ditelo, ho fatto il test, sono incinta, ma che meraviglia, eh l'ho perso, è andata così ma che meraviglia comunque. Io l'ultima cosa, adesso eh, davvero dopo chiudiamo, che vi volevo dire: eh, la cosa che ci impongono i bambini, che dovremmo noi comunque fare indipendentemente, secondo me, però i bambini ce la impongono, è lavorare sulla nostra storia. E io vorrei lasciarvi con uh, delle riflessioni, con un. Uh, con un consiglio, insomma, mentre fate, vi fate delle domande sul vostro essere genitori rispetto a tutte le cose che ci siamo dette, fatevele anche rispetto al vostro essere stati figli. Andate ai vostri genitori, chiedete perché vanno messi al mondo, fatevi raccontare la gravidanza, fatevi raccontare se sono avvenuti degli episodi rilevanti. Ma mentre eri incinta, eh, hai avuto paure hai provato rabbia, litigavate, hai fatto traslochi, eh, ti sei sentita impotente, eh, ti sei sentita angosciata, ci sono stati lutti, cioè. È successo qualcosa? Guardate, che scoprirete con enorme sorpresa che molto di quello che voi siete è stato influenzato dalla gravidanza. È come se la gravidanza è la, il sassolino che cade da una montagna innevata. Che poi, piano piano, diventa una palla gigante. Ma quella palla prende la forma del sassolino che poi si va a riempire tutta neve intorno. Ok, e quindi. Provate a fare parallelamente mentre lavorate sui vostri figli, quindi su quello che state passando, su quello che potete dare, sugli strumenti, lavorate sulla vostra storia. I bambini sono i primi psicanalisti che noi incontriamo quando pensavamo di essere le persone che stavano bene. Sto benissimo, guarda come sono felice, guarda come sono realizzato, guarda come sono, come è successo nella vita. E poi ti arriva il figlio, e il figlio ti dice, no caro mio, c'è qualcosa da aggiustare. E raccoglietela questa sfida, non perdete questa occasione. È un'occasione grandiosa, faticosa, ma grandiosa e meravigliosa. Dovremmo essere veramente molto molto grati ai bambini che ci danno filo da torcere perché ci impongono di crescere, ci impongono di ricordarci che forse siamo ancora paralizzati in dolore infantile, ci impongono di dire guardami, sono qui adesso, non andare nel tuo dolore passato, guardami. E piano piano entreremo sempre più dentro questi discorsi. Poi Uh, la sera quando io arrivo alle robe penso, ah mamma mia sono stanca, adesso devo fare l'incontro, poi invece inizio a parlare e vorrei stare qui a parlarvi, parlarvi, raccontarvi tante cose perché per me davvero è... Um... Sai, Quando ecco, dici che è una missione sembra questa cosa da missionario, religioso, però è esattamente così, è proprio un, un qualcosa di fortissimo che mi muove, del dobbiamo tutti percepire l'enorme valore di crescere bambini, di crescerli bene, di essere responsabili, di, di percepire, dal, di cogliere dalle api quello che è il funzionamento della società, che siamo tutti collegati, tutti. Quello che io faccio ai miei figli è qualcosa che io sto facendo al cosmo intero, Dobbiamo sentirla questa responsabilità. La responsabilità non è gravosa, c'è una forma di creatività e libertà anche dietro. Dobbiamo però andare a esplorare la nostra infanzia per riuscire a cogliere questa forma di libertà e creatività. Io ragazzi, mi fermo davvero qui adesso, se no parto, parto, mi perdo. Intanto, grazie Beatrice. E... Beatrice dice ogni volta è una rivelazione ascoltarti, ogni volta ci arricchisci di più, cambi la vita delle persone. Ma se fosse vero sarebbe veramente no se fosse vero no, non volevo dire che non è vero volevo dire che è davvero importante per me pensare che posso fare il mio piccolo contributo in questa piccola porzione della mia esistenza riuscire a dare qualcosa che spero che possa essere un che possa innescare delle reazioni a catena il Covid ci ha insegnato che il contagio può essere molto più rapido del previsto se ognuno di noi si impegna ad ammalarsi quindi se tutti noi, ascoltando queste cose, le condividiamo, ne parliamo, le mettiamo in pratica, davvero possiamo fare una rivoluzione planetaria. E io credo profondamente che nella frase che diceva la Montessori che l'educazione è lo strumento della pace, che un'educazione rispettosa, che un'educazione armoniosa, un'educazione veritiera è il modo migliore per creare una, un, una vita sul pianeta di benessere. Se andate a leggere le vite... Delle persone che hanno disagi, hanno sempre alle spalle delle infanzie feroci. Grazie Angela, grazie Valentina, grazie Elisa, grazie Sofia, grazie a tutti. Io vi auguro una splendida serata, mi fermo qua e mh, ci vediamo la prossima settimana. Mi fa piacere se durante questa settimana se qualcuno di voi farà questi esercizi, delle riflessioni. Se volete scrivere alla pagina? Se solo l'avessi saputo prima, Osimo alla mia mail che trovate in giro nel mio blog. Per me è tanto importante ricevere um, le vostre condivisioni e sapere come queste informazioni possono aiutarvi nella vostra vita. Se notate le trasformazioni nei rapporti con i bambini, insomma, possiamo creare un. Un grande movimento, una grande riflessione sociale. Potete scrivere nella, qui nella pagina, insomma, sentiatevi liberi di condividere, di portare le vostre testimonianze. Mi fermo davvero. Grazie a tutti. Ciao.